La ricerca sulla sclerosi multipla viaggia a due livelli. Da una parte sicuramente quello, almeno in tempi brevi, più importante, la ricerca sui nuovi farmaci, per trovare nuovi farmaci o combinazioni di farmaci che riescano a dare ulteriori benefici ai pazienti. Dall'altra invece la ricerca procede per cercare di capire esattamente la sua vera natura, la sua vera causa, oggi compresa in gran parte, ma non sicuramente del tutto. Parliamo di questi temi col professor Gianluigi Mancardi, ordinario di neurologia e direttore del Dipartimento di Neuroscienza Università di Genova. Allora, professor Mancardi, classicamente si parlava della sclerosi multipla con una patologia su base infiammatoria, poi si è compresa la sua natura anche degenerativa. Ecco, quale arriva prima delle due? Qual è la relazione tra infiammazione e degenerazione? Allora, la sclerosi multipla è una malattia autoimmune e comincia come una malattia infiammatoria. In particolare esiste un'ondata di linfomonociti e di anticorpi che dal sangue periferico interessano il sistema nervoso centrale, quindi dal sangue passano al sistema nervoso centrale. Per lungo tempo la sclerosi multipla rimane una malattia infiammatoria, anche se processi degenerativi, cioè a dire lesioni dei neuroni, lesioni degli assoni, sono presenti anche fin dall'inizio. Poi successivamente, dopo alcuni anni, la malattia inizia clinicamente per esempio con delle ricadute, la malattia dopo 10, 15, 20 anni assume un decorso progressivo, in genere caratterizzata da un deficit di forza agli arti inferiori progressivamente ingravescente. Allora è una malattia definitivamente degenerativa, in cui predomina la degenerazione dell'assone e in cui purtroppo non sappiamo bene quali siano con precisione i meccanismi che portano al danno assonale. Mentre abbiamo dei farmaci antinfiammatori molto potenti per la prima fase, nella fase degenerativa in questo momento non abbiamo dei farmaci adeguati ed è per questo che è fondamentale capire i meccanismi che portano alla degenerazione per poter sviluppare in futuro dei farmaci efficienti. Ecco, ma infiammazione e degenerazione si influenzano tra di loro? C'è una, appunto, In questo momento viene considerato il primo movens l'infiammazione, che innesca un processo che poi diventa essere degenerativo, che poi può andare avanti anche da solo. Comunque l'infiammazione è sempre presente, anche durante il processo degenerativo rappresenta il primum movens, però poi l'assone danneggiato va avanti da solo a degenerare e a morire, quindi c'è un innesco da parte dell'infiammazione, ma poi c'è un processo che va avanti per conto suo. Ecco, professore, lei qui nella sua relazione ha tratteggiato i principali fattori che possono influenzare la degenerazione, ci riassume i principali? I principali fattori sono che l'infiammazione intanto cambia, dopo appunto anni non è più un'infiammazione linfomonocitaria anticorpale, ma vengono interessate le cellule, in particolare microgliali, vengono interessati e sono presenti dei meccanismi di tipo ossidante, c'è un deposito di ferro, c'è un danno mitocondriale con una perdita di energia degli assoni che non sopravvivono e quindi cambia lo scenario. La degenerazione vuole dire morte neuronale e morte dell'assone sostanzialmente, quindi una degenerazione della parte nobile che non è più possibile ricostruire. Quindi noi dobbiamo trovare i meccanismi di questo danno e intervenire naturalmente prima che si instauri la degenerazione assonale.